Abbiamo già detto tutto, l'importante è ascoltarlo. Il grande applauso. Io amo muovermi, quindi cercherò di stare un po' più al centro e di non far venire una luce in faccia. Ok. Grazie, benvenuti. Bentrovati a tutti, benvenuti, grazie a tutti gli amici, tutti quelli che sono qui. Grazie, molto bene, perfetto. Allora, devo essere necessariamente breve, succinto, devo andare anche secondo una certa scaletta. Grazie Luigi per questo invito, però devo fare subito un appunto al titolo che abbiamo scelto. Io inizierò da un appunto al titolo che è stato scelto, perché vorrei, con il suo permesso, Luigi, l'organizzatore di queste belle serate, Dante vs Shakespeare. Sembra quasi che stiamo per cominciare una sorta di competizione agonistica, perché versus vuol dire che li mettiamo uno contro l'altro, e ci troviamo quasi di fronte a due grandi lottatori. Al termine di questa serata dovremo probabilmente trovare un vincitore. Ecco, questo è esattamente quello che non farò questa sera, perché la letteratura non procede per contrasti, la letteratura non produce conflitti, non li può produrre. Regina Woolf ci dice che la letteratura genera pace. Dunque, quello che provo a fare è, con il permesso di Luigi, trasformare versus, cambiare quel versus, utilizzando una congiunzione ben più inclusiva, che è and, che è e, e dire che stasera parleremo di Shakespeare, di Dante e Shakespeare, in una lettura che proverò a fare comparata di questi due grandi mari, di questi due oceani che si incontrano senza toccarsi. Il nostro viaggio è come... What's your name? Come Stefano, possiamo andare alla prima slide. Il nostro viaggio comincia nel 1997, quando a Londra, più o meno dove la London Eye, quella grande ruota panoramica... Ok, sono buio altri. Ok, viene costruito il Globe Theatre, quello che è l'erede del teatro che proprio Shakespeare insieme alla sua compagnia nel fine 500 costruì in Inghilterra. La zona è più o meno. Il nostro viaggio comincia da una scena ed è un elemento architettonico, che è quello che vedete dietro di me, passiamo all'altra slide, in particolare il palcoscenico, che ha due elementi fondamentali. Il palcoscenico del Globe, quello attuale come quello originale, aveva una sorta di tettuccio che copriva gli attori. Quel tettuccio si chiama Heaven. Poi il palcoscenico ha, più o meno come in questo caso, una botola, che se più botole, che chiaramente servivano perché gli attori potessero venire fuori, perché ci potesse essere un cambio di scena all'improvviso, quella botola veniva chiamata Heaven. Traduciamo Heaven, il cielo, il paradiso, Heaven, l'inferno. Mi sembra che già questo ci dia delle coordinate architettoniche per mettere a confronto il lavoro di Shakespeare e la produzione dantesca. Perché? Che cosa accade? Non sono forse inferno e paradiso per Dante il luogo di inizio e il luogo di fine di un viaggio? Non è questo quello che compie Dante? E cosa accade per Shakespeare? Questo viaggio non accade in un contesto completamente diverso, che è un palcoscenico? Non accade ancora una volta tra inferno e paradiso? E che tipo di viaggio è questo? Qual è questo viaggio che Dante ha intrapreso? È un viaggio di umanizzazione. È un viaggio che parte dall'inferno, arriva al paradiso, ma che non è, come dire, un viaggio semplicemente metafisico. È anzitutto un viaggio personale, una trasformazione interiore, una trasformazione che è di umanizzazione, cioè di diventare più uomo. Ecco perché la letteratura di Dante e di Shakespeare travalica il tempo, perché è una letteratura che non tocca semplicemente il contesto in cui è scritta, ma che tocca l'uomo nelle sue coordinate più profonde. E Harold Bloom, il più grande critico americano, scrive questo testo fondamentale, Shakespeare and the Invention of the Human, Shakespeare e l'invenzione dell'umano. Shakespeare è colui, dice Harold Bloom, che in un qualche modo, come Dante, ha inventato l'uomo, ha presentato l'umano. Andiamo avanti.
Letta così, questa citazione interessantissima che viene dalla Tempesta, io le leggerò e le tradurrò per voi stasera, chiaramente, le citazioni in originale, ha tutto un altro senso. Qui Ariel, lo spiritello della Tempesta, che ha appena incinato la Tempesta, per cui Ferdinando e tutti gli altri sono arrivati sull'isola, ma si ritrovano in un luogo che non conoscono, ok? E le riporta le parole che Ferdinando avrebbe detto quando si trova di fronte a un'isola completamente sconosciuta. Ha visto gli spiriti che si sono trasformati, che si sono, hanno cambiato forma, e dice: Elisente, non deve salire, ma l'inferno è vuoto e tutti i diavoli sono qui. Questo è quello che ha detto Ferdinando. Interpretiamo qui. Dove sono questi diavoli? Dov'è ora l'inferno? Dov'è ora il paradiso? Dov'è ora il purgatorio per Shakespeare? Che cos'è questo qui? Certo, qui è l'isola, chiaramente, della Tempesta, ma qui è il palcoscenico. Voi siete il pubblico, immaginiamo. Io sono l'attore che pronuncia questa battuta. Il mio quindi è il palcoscenico. Il viaggio che faremo stasera è un viaggio che inizia e termina sul palcoscenico. Non dobbiamo mai dimenticare che le opere shakespeariane non sono opere nate per essere lette, sono opere nate per essere rappresentate, sono opere che vivono su un palcoscenico. Il nostro paradiso e il nostro inferno diventano allora delle coordinate drammaturgiche, scenografiche, entro le quali si muove un altro viaggio, che è quello che noi proviamo a fare stasera insieme, mettendo a confronto o facendo camminare più che altro insieme questi due scrittori. Andiamo avanti. Tutti conosciamo questa immagine, vero? L'abbiamo vista sui libri di scuola tante volte, la cosmologia dantesca ad una sola occhiata. Noi abbiamo la possibilità di vedere tutta la concezione dell'universo che chiaramente tanto eredita, non la inventa, ma la eredita, e così costruisce la sua opera. Mi sono chiesto, quando ho cominciato a riflettere, ma esiste un'immagine simile del teatro shakespeariano? Cioè esiste qualcosa che ci permetta di vedere come in un ballet tutti i dannati e i santi e le anime purganti, uso questa espressione chiaramente per riferirmi a Dante, shakespeariane? Secondo voi esiste? Sì, esiste. È la prossima, guardiamola. Non è un'immagine, è l'incipit del libro più famoso. 1623, due compagni, due attori, compagni attori di Shakespeare, John Heminge e Henry Compton, decidono che quelle opere non possono più essere stampate in quarto, si dice, cioè in brutta copia, solo per gli attori. Decidono che è arrivato il momento di dare valore al loro capo, al loro drammaturgo, a colui che aveva scritto quell'opera, e finalmente ne producono un folio, un'opera mastodontica, un'opera costosissima anche, che racconta, so che siete lontani e che probabilmente è molto difficile leggere quello che c'è scritto qui, ma è l'incipit, l'indice del foglio, cioè l'indice che contiene tutte le opere shakespeariane, meno due, perché quando nel 1623 è stato pubblicato, due non erano state ancora attribuite a Shakespeare. Ecco la nostra cosmologia shakespeariana. Ecco in un attimo, in un baleno, quello che noi dobbiamo sapere, come Shakespeare ha organizzato il cosmo, in un qualche modo, dei suoi personaggi. Però dobbiamo andare a fondo in queste immagini, poi ci muoveremo e inizieremo a leggere qualche cosa, perché quella immagine, riuscite a leggere almeno i titoli più grandi, riuscite a leggere quello che c'è nelle parti più grandi, c'è scritto comedies e poi c'è scritto histories e poi c'è scritto tragedies. Questo potrebbe dare un'idea molto errata, ma forse Pasquale stasera ci sta proponendo un accostamento tra la tripartizione dantesca, il purgatorio, inferno e paradiso, e la tripartizione del folio? Assolutamente no, perché questa tripartizione è sbagliata di fatto, ma John Heminge e Harry Compton non lo sapevano, lo sappiamo noi oggi. È sbagliata perché Shakespeare, se riusciste a guardare quello che c'è scritto subito dopo, Comedies, immediatamente dopo, c'è scritto The Tempest. Quindi ci dà un'idea che La Tempesta sia la prima opera scritta da Shakespeare, assolutamente no, è l'ultima.
Quindi cosa manca nel foglio? Manca la cronologia di queste opere. Se noi mettessimo queste opere invece in cronologia, se quindi riscrivessimo l'incipit del foglio e le rimettessimo in ordine come tanti critici tentano di fare, ma ancora non ci siamo riusciti, come dire, non c'è riuscita la critica nel fare questa operazione con precisione, perché tante di queste opere in realtà non sappiamo quando siano state scritte. Possiamo essere sicuri solamente su altre molto meno. Se le rimettessimo in ordine, cosa noteremmo? Noteremmo che Shakespeare ha scritto negli stessi anni la tragedia che avete appena visto prima, Romeo e Juliet, e Le allegre comari di Windsor, una commedia. Ha scritto negli stessi anni la commedia, la dodicesima notte, la più rappresentata commedia shakespeariana, quella che fa anche ridere, perché le commedie shakespeariane non è che facciano poi tanto ridere, ma la dodicesima notte effettivamente ha dei momenti, ha dei momenti effettivamente comici, ma negli stessi anni lui sta pensando all'Amleto, sta pensando all'Inappesa. Allora vorrei trarre una prima conclusione. Questo viaggio shakespeariano non è un viaggio in cui il paradiso, il purgatorio, l'inferno si diramano in maniera, come dire, scostandosi l'uno dall'altro o separandosi l'uno dall'altro. Perché Shakespeare forse rispetto a Dante ha capito un'altra cosa, che la vita di tutti i giorni non è mai solo paradiso, che la vita di tutti i giorni non è mai solo inferno, che la vita di tutti i giorni non è mai solo purgatorio. E questo lui lo fa mischiando i generi letterari. Lo fa prendendo l'Amleto o il Macbeth, la tragedia più tragedia che esista, e infilando all'interno della tragedia scene comiche. O lo fa in quelle commedie che iniziano, per esempio, con un dramma enorme, quindi con una tragedia. Quindi cosa fa nelle sue opere? Sovrappone i generi. E quello che noi vediamo lì è solo, come dire, una scorciatoia, un modo semplice che questi due poverini, potremmo dire, nel 1623 avevano per organizzare il lavoro che stava facendo soldi. Non ce lo dimentichiamo, tutto quel lavoro stava fruttando. C'era bisogno di riorganizzarlo. Non so se sono stato chiaro fino. Il percorso che Shakespeare ci fa fare non è un percorso che parte dall'inferno e ci fa arrivare un paradiso, un percorso forse molto più umano, molto più concreto, molto più reale, di dove la tragedia si accosta alla commedia, di dove la commedia sfocia nell'opera storica e l'opera storica si aggancia nuovamente alla tragedia. Andiamo un attimo. È il momento di andare all'inferno per me. Ci andrò probabilmente un giorno, però è il momento di andare all'inferno. Ah, quanto a dir qual era e cosa dura, esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura. Versi che conosciamo benissimo, i versi che ci introducono all'inferno dantesco. Non vorrei, miei colleghi italianisti, stasera, per piacere, non mi trattate troppo, vi prego. Credo, dal mio punto di vista, che ci sia una parola sulla quale dobbiamo soffermarci in questa terzina. Ah. E sapete perché? Ah, quanto a dir qual è la cosa dura. Questa è l'esperienza di una persona reale, vera. E quella esclamazione iniziale dà tutto il senso del dramma personale. Questa non è una descrizione, sappiamo bene che è la descrizione della selva, ok? Che Dante si trova di fronte, ma questa non è una descrizione naturalista di fine Ottocento, oggettiva, distaccata. Quella iniziale è un dramma esistenziale e personale. L'inferno, perdonate amici italianisti, questa è la mia interpretazione, sembra dirci Dante, è quello che viviamo ogni qualvolta noi diciamo i nostri ah. Quanto a dire qual è la cosa dura, eccetera, eccetera. Quali dannati avrebbe incontrato Shakespeare in questa selva? Ve li presento, ma in maniera passante, la mente stasera è chiaro che diremo qualche piccola cosa, non mi soffermerò probabilmente su nessuno in particolare, forse una dannata tra poco che voglio presentare.
Cleopatra, una tragedia, la lussuria, lust, la parola lussuria ripetuta in Antonio e Cleopatra almeno 6 volte, e Cleopatra chiamata puttana un paio di volte. E poi andiamo all'Otello, l'uxoricidio che fa Otello, uccide la moglie. E il Pericle, che è un'opera quasi finale della carriera shakespeariana, che inizia con un dramma, che inizia con uno stupro. E Richard III, Riccardo III, più stronzo di tutti gli stronzi shakespeariani, perdonate il termine, nessuno si offende a me così, che fa uccidere i figli del suo contendente al trono, l'infanticidio. E poi il Mercante di Venezia, attenzione, chi fosse andato a vedere il Mercante di Venezia del 1597, quando è stato scritto e messo in scena, l'avrebbe preso per una commedia e presentato come una comedy, nell'elenco di prima è una comedy. Ma noi siamo figli del XX secolo, noi abbiamo vissuto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il monologo di Shylock alle nostre orecchie risuona in tutto il dramma della Shoah. Che commedia c'è in un ebreo che dice: ma forse gli ebrei non hanno occhi, ma forse quando voi ci sollevicate noi non ridiamo, ma quando voi ci pizzicate noi non piangiamo. Il tempo di Shakespeare gli ebrei erano già stati espulsi dall'Inghilterra da un paio di secoli, e Riccardo I aveva già decretato che gli ebrei non potessero avere sinagoghe o ghetti o zone, come dire, a loro dedicate. Probabilmente persisteva l'ebraismo, il giudaismo in Inghilterra, ma in forma assolutamente clandestina. Per cui nel 1597 effettivamente gli ebrei, come dire, erano a altro, ma noi leggiamo questi versi con un'ottica completamente diversa. Quindi tragedia più profonda. L'usura, poi chiaramente c'è il tema legato all'usura, no? Shylock, questo lo sappiamo bene. E infine il dito Andronico. A Tamara, che è la protagonista dell'opera, viene presentata un pasticcio che contiene la carne dei propri figli. Cannibalismo puro. Io ho voluto però mettere qualche cosa sotto queste opere. Ho voluto farvi notare, non so se si vede, che in un qualche modo il Foglio alcune di queste opere le definisce tragedy, ma nel caso del Pericle le definisce comedy, nel caso di Merchant of Venice è una comedy, nel caso di Richard III è una history. E torno a quello che dicevo quindi all'inizio. L'inferno, secondo Shakespeare, non è collocabile in un luogo altro da noi. Ma l'inferno si realizza ogni qualvolta il personaggio, il protagonista, è incapace di fare i conti con le proprie passioni ed è incapace di fare i conti con le proprie debolezze. Tutti questi personaggi non fanno altro che essere incapaci di gestire se stessi. Perciò si traduce, si realizza la tragedia. Questo fa realizzare la tragedia. Questo quindi fa realizzare l'inferno. Andiamo un pochino avanti. Volevo presentarvi l'inferno dantesco, leggetemi sempre gli italianisti, anche rappresentato, anche, come dire, contiene anche una deformazione del corpo. I dannati, in qualche modo, sono anche, a volte, ricordo, no? Correggetemi, il macigno sulle spalle, l'anima che si separa e che è appesa all'alba. È una deformazione corporea. Volevo presentarvi la deformazione corporea shakespeariana più terribile di tutte. Questa non è un verso, questo non è un verso, è un'indicazione di scena. Il regista Shakespeare qui ha voluto indicare cosa doveva accadere nel Tito Andronico, ed è la indicazione più terribile che esista in tutto il teatro shakespeariano, così viene definita. Enter Lavinia, a hands cut off, a tongue cut out and drenched. Entra Lavinia, le sue mani mozzate, la sua lingua completamente tagliata e violentata. Ditemi voi se non è una scena
di quelle dantesche, no? Di dove Dante avrebbe rappresentato il corpo distrutto, disumanizzato, torno, o deumanizzato, ritorno al mio concetto iniziale, no? Di mancanza di umanità che tocca non solo l'anima, ma tocca il corpo. Ma arriviamo alla più dannata di tutte, alla più terribile di tutte. Facciamo un passo avanti. 1606. Lo so, state lontani, purtroppo lo leggerò io in inglese e in italiano. Luigi, tu per piacere, dammi i tempi, perché io devo andare proprio veloce. Ok, perfetto, quindi vado rapido su Lady Macbeth. Mi sto per presentare Lady Macbeth. Lady Macbeth, appena saputo che Macbeth arriverà a casa, arriverà al castello, Duncan sarà lì, il re sarà lì ospite quella notte, Lady Macbeth inizia un volo cerebrale, mentale, inizia ad immaginare quello che accadrà e invoca il diavolo, invoca il demonio. Lo leggo velocemente. Come, your spirit that take the mortal thoughts and sets me here and fill me from the crown to the two top fold. Passo all'italiano, perché dato siamo lontani, quindi leggendo l'inglese soltanto mi sembra. Oh, spiriti che v'associate ai pensieri di morte, venite, snaturate in me il mio sesso e colmatemi fino a traboccare della più disumana crudeltà. Fatemi denso il sangue, sbarratemi ogni accesso alla pietà e che nessuna visita di contriti e pietosi sentimenti venga a scrollare il mio pietoso intento e a frapporre un solo attimo di tregua tra esso e l'atto che dovrà eseguire. Accostatevi ai miei segni di donna, datemi fiele al posto del mio latte, voi che siete ministri d'assassinio e che, invisibili nella sostanza, siete al servizio delle malefatte degli uomini, dovunque consumate. Vieni, o notte profonda, e fatti un manto del più tetro vapore dell'inferno, così che l'affilato mio coltello non veda la ferita che produce. E non si sporga il cielo dalla coltre della notturna tenebra a gridare al mio braccio ferma, ferma. Lady Macbeth sta per compiere un omicidio. Ha bisogno del diavolo perché questo accada. Ha bisogno di Lucifero, ha bisogno degli spiriti infernali perché questo accada. E li invoca. La critica femminista si è soffermata su due versi, su questo verso bellissimo, I'm sex, un verso unico in Shakespeare. Toglietemi il sesso, fate in modo, spiriti, che io non sia più donna, perché non è concepibile che una donna possa pensare questo. Ma io vorrei soffermarmi su altri due versi. Lady Macbeth chiede che il cielo non intervenga, chiede che dall'alto nessuno arrivi e dica ferma, ferma. Alle nostre orecchie poco fini alla Sacra Scrittura tutto questo suona e non suona, ma alle orecchie del Seicento suonava in tutt'altro modo. Andiamo avanti, guardiamo un poco Caravaggio che cosa ci ha fatto gustare. Il famoso sacrificio di Isacco che Caravaggio dipinge due volte, ma in questo caso è rappresentato il dramma di Isacco che sta per essere ucciso da suo padre, Abramo, e accanto, lo vedete dall'altra parte, l'angelo che ferma Abramo. Attenzione, noi lo chiamiamo sacrificio di Isacco, come in questo caso, ma nel linguaggio biblico questa è la chedà di Isacco, è la legatura di Isacco. Isacco che viene legato, portato sul monte per essere sacrificato. Ma, Genesi 22, Dio interviene, l'angelo interviene, ferma Isacco dall'omicidio, ferma Abramo dall'omicidio che sta per compiere. Questa è la chiave di lettura che noi dobbiamo leggere in Lady Macbeth. Dunque, cosa sta facendo Lady Macbeth? Cosa sta desiderando? Che in quella scena Dio se ne stia al suo posto. Questa è una scena atea, nel senso reale del termine, è una scena senza Dio, è una scena in cui Lady Macbeth chiede che tra il mondo degli uomini e il mondo sovrannaturale si crei una separazione, che nessuno intervenga, è una scena di rifiuto della divinità, è una scena di infernale, in toto, a pieno. Volevo raccontarvi anche qualcosa in ebraico, andiamo un po' più avanti, ma non lo faccio perché non abbiamo il tempo. Ci muoviamo verso il purgatorio.
Dico una cosa, poi avremo una lettura più ampia del Purgatorio Dantesco. Solo una chiave di lettura, semplicissima. Al tempo di Shakespeare, il concetto di Purgatorio è completamente assente. Ve lo dirò tra poco. Noi ci muoviamo prima, tornando un attimo a Dante. Ho cercato, confrontandomi, poi lo dirò anche alla fine, con dei colleghi, di trovare una figura che nel Purgatorio Dantesco fosse un po' il riassunto di quella che è la teologia del Purgatorio. Che cos'è il Purgatorio? E leggeremo adesso dei versi, saranno proclamati, saranno letti, tratti dal canto che ci introduce la figura di Manfredi. Quindi do spazio anche al primo lettore per ascoltare questa immagine, non la commentiamo. Vanni Virgilio, draconesco professore, amico di Dante, personaggio storico. Il matto, sorta di giullare nello stile di un saggio arlecchino, personaggio da Religer. E infatti non era questo. No, chiedo scusa, dobbiamo leggere Manfredi, dobbiamo leggere Dante, l'originale. Non siamo io, c'ho il Dante, sono Manfredi. Ah, ok, non è quello. Sì, il testo, chiedo scusa, non si ha problemi. Dobbiamo leggere il testo 4. No, sono stato travolto dalla passione del professor Pagano e che quindi mi ha travolto in un'altra dimensione. Nel vedere il mondo c'è che spiegare il dantesco in un altro modo. Allora, poi sorridendo disse: io sono Manfredi, nepote di Costanza, imperatrice. Ond'io ti prego che quando tu riedi vadi a mia bella figlia genitrice dell'onor di Sicilia e d'Aragona e dichi il vero a lei, salvo, si dice, poscia che io ebbi rotta la persona di due punte mortale, io mi rendei piangendo a quei che volentieri perdona. Orribil furono i peccati miei, ma la bontà infinita si gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. Vero è che quale incontumace amore di Santa Chiesa ancora cafin si pena. Star lì conviene a questa ripa in fore, per ogni tempo che egli è stato in trenta. Una sua presunzione se tal decreto più corto per buon pieghi non diventa. Vedi oggi mai se tu mi puoi far lieto, rivelando nella mia buona costanza come mai visto e han questo divieto che qui per quelli di là molto s'avanza. Tanto bello, grazie per questa lettura. Mi perdonate, ma devo riassumere attraverso il personaggio di Manfredi la teologia di Purgatorio. Tre elementi fondamentali. Il primo: Manfredi ci ha detto che quale incontumace amore di Santa Chiesa. Primo problema: chi sono le anime del Purgatorio che Dante ci presenta? Quelle anime in cui al momento della morte, in qualche modo, il peccato è ancora presente, è morto e incontumace. Seconda grande dimensione: per ognun tempo che egli è stato trenta in sua presunzione se tal decreto più corto, per buon piedi non diventa il tempo. Il Purgatorio ha un'altra condizione fondamentale, quella del tempo. Terzo, avete appena ascoltato, la preghiera dei vivi di intercessione per i defunti. Queste sono le tre dimensioni che caratterizzano la teologia del Purgatorio. Ora, nel 1600, tutta questa teologia era stata completamente disattesa e scardinata da Martino Lutero. Uno dei problemi che la riforma protestante affronta è quello di
riconsiderare, di mettere in discussione tutta la teologia del purgatorio. Shakespeare, in altre parole, non avrebbe mai ascoltato queste parole che probabilmente invece Dante ha ascoltato. Andiamo un po' più avanti, eccole qui, stanno lì sotto. Memento etiam domine, favolorum favularumque tu armo, qui nosso precesserunt come signo fidei, et dormiunt in sonno pacis. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli che si sono addormentati nel sonno che ci hanno preceduto nella fede e che dormono il sonno della pace. Cioè, che cos'è? La preghiera di intercessione per i defunti. Ma Shakespeare questa preghiera, a differenza di Dante, non l'ha mai ascoltata. O probabilmente l'ha ascoltata solo con un ricordo lontano. Però il purgatorio torna nel teatro shakespeariano. Il purgatorio torna proprio con queste tre dimensioni. E in quale opera ritorna? Facciamo ancora un passo avanti. Torna nel 1601, quando un padre, purtroppo, è stato sottratto troppo presto all'amore del figlio. Quando un figlio è stato purtroppo sottratto troppo presto all'amore del padre. L'Amleto. Che noi continuiamo a presentare come un'opera di revenge tragedy, come un'opera di vendetta. Certo, non voglio mettere in discussione tutta la critica di secoli, assolutamente sì, ma non dimentichiamo che prima di tutto l'Amleto è l'opera di un figlio che ha bisogno necessariamente di vedere il padre, perché gli è stato sottratto troppo presto. Il fantasma che appare ad Amleto, questo lo condivido anche con i miei colleghi di lingua, prima di dire vendicami, prima di dire revenge, ok? Dice tutt'altro, andiamo a vedere che dice. I am, questa la leggo perché, la chiedo scusa, andiamo avanti, vai vedere questa da lì, eccolo qui. Guardiamoci un attimo questa bellissima scena, questa bellissima rappresentazione dell'apparizione del fantasma di Amleto padre ad Amleto figlio. La guardiamo un attimo e mentre vi chiedo di tenere a mente questa immagine, leggiamo anche i versi, andiamo un po' più avanti. I am the father's spirit, doomed for a certain time to walk the night, and for the day confined to fasting fires, till the foul crimes done in my days of nature are burnt and purged away. But that I am forbid to tell the secrets of my prison house, I could a tale unfold, whose last word would harrow up thy soul, freeze thou in blood. Dopo un po' di fantasma continua a parlare, lo traduco e dirà: remember me. Io sono lo spirito di tuo padre, condannato ad entrare nella notte per alcun tempo e il giorno a digiunare nel fuoco, finché siano arsi e purgati i peccati da me commessi in te. Se svelare i segreti del mio carcere non mi fosse interdetto, potrei fartene tale descrizione che ogni parola d'essa, la più blanda, ti ferirebbe il cuore come un dardo, ti gelerebbe il sangue nelle vene e infine chiuderà dicendo: remember me, ricordati di me. Quando il fantasma apparirà ancora una seconda volta, perché Amleto sta procrastinando la vendetta, ci mette tempo, è vero, lo inviterà a realizzare la vendetta, è vero, ma l'ultima battuta del fantasma non è vendicami, l'ultima battuta del fantasma è l'ansia di un padre che non vuole essere vendicato. È l'ansia che tutti i personaggi del purgatorio portano con sé, via dei Tolomei, ricordati di me. Perché ricordati di me? Quel ricordo non è cerebrale, non è un ricordo mnemonico. Ricorda e prega per me, memento domine, etiam, famulorum, famularamque, eccetera, eccetera, quello che abbiamo letto. C'è questo dietro l'Amleto, anche, chiaramente, tra le altre cose. E tra le altre cose, il purgatorio torna sul teatro shakespeariano. A questo punto qualcuno mi domanda, ce l'ho ancora qualche minuto, ma allora Shakespeare è cattolico? Bella domanda, non rispondo a questa domanda, però c'è tutto un filone di studi che dobbiamo prendere, che gli shakespearisti ormai prendono in considerazione da qualche anno a questa parte, che ha a che fare con il concetto di Shakespeare and religion, senza perché. Perché? Perché gli anni in cui Shakespeare ha scritto sono anni di sconvolgimenti religiosi che noi
ci sogniamo, di cui noi non abbiamo neanche idea. La separazione di Enrico VIII dalla Chiesa di Roma è una frattura terribile della cultura inglese, di cui noi ancora non riusciamo a renderci conto. E Stephen Greenblatt, che è un neostoricista, ci ha insegnato che quello che accade in termini di forza sociale, cioè quello che accade nella società, ha una ripercussione chiaramente sulla letteratura, perché la letteratura emerge dal contesto sociale. La letteratura si nutre del contesto in cui è nata. Quindi mentre mentre Dante ha dietro di sé un bagaglio culturale, che è il bagaglio culturale ortodosso della fede del purgatorio, e probabilmente ad ogni celebrazione della messa sentiva quelle parole, perché quelle le ho mostrate in originale dal canone romano, il cosiddetto canone romano, cioè la preghiera eucaristica più antica che esiste e che accompagnava la celebrazione della messa per secoli, ok? Ma Shakespeare queste parole non le ha ascoltate. Ma vedete come c'è un inserimento di una traccia, come dire, che ci lascia dire che il passaggio da cattolicesimo a protestantesimo non è avvenuto affatto in maniera di dolore, non è affatto avvenuto in maniera repentina. Per anni i critici protestanti hanno voluto dire: ma del cattolicesimo ormai nel 500 non ce n'era quasi più traccia, era normale che si arrivasse al protestantesimo, finalmente si è arrivati al protestantesimo. Assolutamente non è così, ormai la critica sta mettendo in luce tutt'altro. Ma chiudo l'argomento, non voglio approfondire questo aspetto, altrimenti diventa troppo. Velocemente, un'ultima battuta, ultimissima battuta. Che cos'è il paradiso? Ah, mi devo fermare. Bene. Allora, andiamo un attimo avanti. Non potevo non citarlo. Ma che cos'è il paradiso? Che cos'è tutta la commedia, se non un cammino, dicevo all'inizio, di umanizzazione? E come ci umanizziamo se non attraverso l'amore? Non è forse l'amore la ricerca che muove il pellegrino Dante a camminare? Abbiamo visto lo spettacolo alla Teatro della Caccia a Roma, che interpreta la Divina Commedia proprio secondo questa chiave, come un cammino verso l'amore. E gli ultimi due versi, sappiamo bene, no? Che Dante richiama le stelle e l'amore. Facciamo l'ultimissimo passaggio e chiudo, perché anche Shakespeare lo fa, andiamo avanti, non abbiamo il tempo di guardare questo, lo fa nel sonetto 116, il bellissimo sonetto dedicato all'amore. Let me note che io non ponga impedimenti a menti, ad animi affini tra di loro, devo trovare dall'impronta perché volevo che voi vedeste la luce. Amore non è amore che si altera quando trova un'alterazione, quando trova un cambiamento, e non si piega quando trova un'interruzione. No, l'amore è quella stella fissa che ci guarda, che osserva le tempeste, quindi che sta sopra, che osserva tutte le tempeste della vita, e che never scende, non è mai l'ex in inglese. E che capisco? Gli ultimi due versi, anzi ci va gli ultimi versi. It is the star to every wandering bark, whose words are known, although his eye be taken. Loves not time's fools, though rosy lips and cheeks, within his bending sickle's compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. If this be error, and upon me proved, I never lived, no man ever loved. No, l'amore, dice Shakespeare, non è lo sciocco del tempo, non sta alla merce del tempo. L'amore è quella stella, proprio come ha detto Dante, l'amore che muove il sole e l'altra stella, che sta fisso lì e che guida il cammino di ognuno di noi. Shakespeare conclude dicendo: se questo non è vero, se non è l'amore a muoverci, allora vuol dire che io non ho mai scritto. Questo dice nel distico finale, nel verso finale, ma non sappiamo che Shakespeare ha scritto e come. Allora il ragionamento e il sillogismo lo facciamo a ritroso, diciamo che sì, chiudiamo con Shakespeare e con Dante dicendo che la chiave per il paradiso è l'amore. E così. Io credo necessariamente sì.
Io devo solo ringraziare i colleghi, la professoressa Ciambelli, la professoressa Patrizia D'Alessio, la professoressa Teresa Danilo per il confronto shakespeariano, dantesco, chiedo scusa, che c'è stato nel tempo. Grazie per la vostra amicizia e per la vostra presenza. Intanto questa serata è nata perché questi scrittori, perché Rita Monaldi e Francesco Sordi hanno nel 2024 pubblicato il terzo volume di una trilogia dedicata a Shakespeare e a Dante. E la trilogia si chiama Dante di Shakespeare, perché loro hanno immaginato che l'unico a poter scrivere una biografia dantesca potesse essere solo l'incomparabile Shakespeare. Il 2024 si è chiuso con l'ultimo volume, dietro ne ho viste anche delle copie, per cui adesso noi dedicheremo a conclusione di questa serata delle letture tratte proprio dall'ultimo volume, credo, di questa trilogia, e dopo ci sarà anche un saluto dei due scrittori, un saluto a distanza dei due scrittori. E intanto ringrazio Luigi per l'invito e ringrazio per essere stato. Dal quinto atto, prime tre scene. Danny Virgilio, trombonesco professorone, amico di Dante, personaggio storico. Il matto, sorta di giullare nello stile di un saggio arlecchino, personaggio della Regia. Una graia, strega, ispirata alle tre streghe di Macbeth. Questa scena, Panni Virgilio dorme, entra la strega Graia. Con fulmini e pioggia rabbiose vaghiamo, in quest'odio vendicarci vogliamo. Tra mille anni sarà finito il parapiglia e sarà vinta o persa la battaglia. Questa è la notte per consumar la vendetta e il luogo, questa stanzetta. Qui devo restare, questo babbero a incantare. Si faccia ovunque nebbia e aer corrotto per far sembrare brutto il bello e bello il brutto. Maledetta la Sibilla, ha strappato per sempre tanti Alighieri a me e alle mie sorelle. Lo tormentiamo fin dal giorno del suo battesimo, quando rubammo il suo destino alle giuste parti. La morte precoce di sua madre ci ha facilitato il compito. Purtroppo però non siamo riusciti a impedirgli di scrivere la Divina Commedia. Sua madre dal cielo ha mandato la Sibilla a salvarlo. Il suo sacro poema vede la luce e noi non possiamo più impedirlo né guastarlo. Mi ribolle in petto un odio matto. Matto? Qualcuno l'ha detto matto? Che spavento, la strega Graia! Della madre bella il sacrificio ha sconfitto. No, non è. Abbiamo fatto delle cose della bella madre Graia, della madre bella il sacrificio ha sconfitto ogni loro maleficio. Per 40 anni le graie l'ha sbattuto, ma fermarlo non ha potuto. Mi chiedo cosa abbiano ora in mente, cosa voglia dal suo amico un po' innocente. Meno male che la megera non mi ha visto. Quasi quasi me la filo via. Ci vorrebbe la profetessa Sibilla, ma lei non si muove dal suo regno sui monti sibillini. Mi nascondo per ascoltare quello che dice questa stregaccia. L'odio matto mi brucia, ma questo millennio è il millennio di noi graie. A lungo lo abbiamo preparato. Se Dante ormai salvo dai nostri artigli, possiamo sempre rendere pazzi quelli attorno a lui. Adesso stregherò questo barboso professorone, lo farò sonnambulo e non capirà più niente di quello che il poema di Dante vuole veramente dire, e lo insegnerà ai suoi studenti in modo noiosissimo. Gli riverserò negli orecchi i diavoli.
demoni che ho dentro e gli darò una sfacciataggine di pensieri ottusi, si da cacciar via frustati ogni intralcio che venga dall'importuna verità. Fraintenderà ogni verso che leggerà nel poema della Alighieri e nelle sue lezioni insegnerà il contrario di quel che nel poema sarà stato inteso dal suo autore e costruirà sopra tutta la sua carriera, sicché sempre di più non riuscirà a vedere la verità. Per preparare nel mio antro i magici libri, ho bisogno di questi fogli su cui sono vergati versi dal poema della Alighieri. Ecco qua! E ora mi serve una ciocca dai capelli di questo maestrucolo. Non ne ha molti. Gli taglio i peli del naso, ho quelli di ascella, i capelli che abbasteranno per prendergli un ciuffetto. Ecco la mia forbice, zac, ho tagliato e ora lo chiamo Vanni Virgilio, Vanni Virgilio! Oh, chi mi invoca deve aver sognato. Ho sognato che il celeste poema di Dante diverrà grande nel mondo e nei secoli per merito di noi dotti. Qual sogno più veritiero di questo? Oh, Dante caro, ti ho forse svegliato col mio soliloquio. Perdonami. Mi vende per la Alighieri. Starò al gioco, ma di nulla. Ma di nulla, mio caro. Vanni Virgilio, sii anche tu come il dio di Dante, cieco e ostinato peggio di una talpa. Millanterai sempre precisione e serietà, ma girai all'inverso. Sarà fatto, non dubitate, come una talpa, serio e preciso. Sì. Dante caro, ho da dirti una cosa importantissima. Dimmi pure. Credo di aver capito il tuo poema meglio di te, sai. Vedrai, ora te lo spiego io, caro Dante. Nel tuo poema tu dici che è Dio a decidere chi salvare e chi no. Siamo noi tutti predestinati da Dio. Decide lui, non noi. Lo dice il grandissimo Tommaso d'Aquino. E chi non la pensa come lui è eretico. Ma niente affatto, il mio poema è già chiaro come il sole e non è come dici tu. Se è così chiaro, saprai spiegarmelo tu. Allora, sentiamo. E adesso, per governar pazzia ci vuole senno e io non ce l'ho, non so parlar dotto. Frugare nel sego del mio cervello c'è solo da impasticciarsi le dita. Beata Vergine, concedimi il senno almeno per stanotte. Lo desti al beato d'un scodo e fosti la sapienza di re Salomone. Vieni contro la mia nullità, o il sacro poema non avrà chi lo difenderà. Cosa brontolate? Chi sarebbe re Salomone o Don Scoto? In effetti, non so certo così colto, ma l'avrò letto nel copione di quello spettacolo, di questo spettacolo. Ma cosa mi succede? Sento un rimbombo in testa, come il battito di un cuore. Allora, mio diletto Dante, eccomi, Virgilio caro. Adesso, porgimi bene le orecchie. Certo, Dante. Ai, ma cosa fai? Ti forgo le orecchie? Ma non si staccano. Beh, porgimi lasciandole attaccate ai lati della testa. Il poema di Dante, cioè il mio poema, parla dell'amore di Dio per tutte le creature. Dio ci vuole tutti salvi, sta a noi accettare oppure no. L'uomo è liberissimo di decidere, la volontà ha il primato su tutto. Ma donde mi giunge con tanta sapienza? Non certamente dalla mia zucca parrucca. Deve essere stato quel battito di cuore che ho udito nel cervello.
Per questo, per cosa? Per il sonno, per il silenzio soprattutto,
quello di chi pensa di sapere assai sa, chissà, se tacere sa. Che vuoi dire? Nulla, nulla. Ti saluto e grazie della chiacchierata, Ma di nulla, caro Dante. I dotti amici come me servono a questo, a chiarire le idee ai grandi poeti come te. Sono io il tuo specchio e nel mio Dante che tu ritroverai la tua vera mago. Se chi deve riflettersi nel suo specchio sono io, allora il suo Dante non è che un povero matto. Rita Monaldi e Francesco Sotti, pensate, hanno venduto nel mondo oltre 2 milioni di copie tradotti in 26 lingue e ci racconteranno insomma di un'importante scoperta che hanno fatto ed è contenuta nel loro libro. Allora do buongiorno a Rita Monaldi e Francesco Sotti. So che siete tra l'altro sposati da 27 anni e avete scritto insieme proprio a quattro mani una trilogia di romanzi tra storia e fiction su Dante. Ci volete raccontare di che cosa tratta il vostro ultimo libro? Allora, quando per un progetto di serie televisiva ci hanno chiesto di scrivere la storia di Dante nella Divina Commedia, perché tutti gli autori prima di noi avevano fallito, a un certo punto anche noi ci siamo resi conto che c'era solo un autore che poteva riuscirci ed era l'unico altro autore grande quanto Dante Alighieri, cioè William Shakespeare. E così ci siamo riusciti con le parole di Shakespeare. Sono 3 volumi, ognuno si può leggere indipendentemente dagli altri. In questo terzo volume la protagonista è la Divina Commedia, perché Dante oramai è estinto, si getta anima e corpo questo lavoro, e cosa che pochi sanno, lo fa anche recitare in pubblico. Ecco, Francesco, voi avete fatto un'importante scoperta, avete trovato un antico documento che racconta dove si trovasse, cosa facesse Dante nella vita reale, quando ha scritto la Divina Commedia e a cosa pensava quando alludeva insomma alla frase nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Sì, abbiamo trovato tracce del soggiorno di Dante e di suo figlio Jacopo in una zona molto particolare dei Monti Sibillini, nelle Marche, e ne parlerà prossimamente anche Sette, il Corriere della Sera, perché tra queste tracce c'è una vera e propria perla. Abbiamo trovato un documento che ci dice che Dante era in Sibillini in missione segreta anche nella Pasqua dell'anno 1300, cioè proprio nei giorni che ha scelto per ambientare il suo viaggio nell'aldilà. E quindi questa scelta ha un significato profondo che ci svela un volto del tutto nuovo e nascosto della Divina Commedia. Ecco, allora, i vostri romanzi tra storia e fiction hanno attirato l'attenzione di un grande attore come Giuseppe Panghieri e di sua figlia Micò. Vediamo a questo servizio come è andata la tournée italiana. Benissimo, con il collegamento in diretta che non è stato possibile fare con Monaldi e Sotti, che vivono a Vienna perché la moglie non si sposta più, quindi questa coppia di scrittori non si sposta più dalla casa bunker in cui vivono per un problema della signora, noi abbiamo praticamente chiuso questo viaggio che abbiamo cominciato con Pasquale Pagano. Il tentativo è stato quello di camminare attraverso le follie di Shakespeare che in qualche modo portavano fino a Dante, o al contrario, che da Dante arrivavano fino a William Shakespeare. Ispirati da questa trilogia di Monaldi e Sotti, che ha fatto il giro del mondo, e che ha immaginato che idealmente viene ritrovato a un certo punto un manoscritto segreto in cui si racconta l'ultimo atto segreto nascosto della Divina Commedia. E questo però atto nascosto della Divina Commedia è stato scritto
da William Shakespeare. E quindi noi, nel doppio anniversario, abbiamo provato a partire da Shakespeare per arrivare a Dante. Monardi e Sorti si scusano per il mancato collegamento, ma in realtà il problema è qui a Caserta Vecchia, della impossibilità di leggere non solo lo streaming ma anche il colloquio con loro. E poi ci hanno mandato questa intervista fatta con Uno Mattina all'ultimo momento per un piccolo saluto. Adesso noi facciamo un piccolo applauso ad Alessandro Tebbano e ad Ada Bobbio, che sono stati bravissimi nel leggere e nell'interpretare i passi e ci prepariamo per il centro con Patrizio Lila e Angelo Musone, che ci raccontano le Olimpiadi viste da due grandi campioni della box e ovviamente la carriera incredibile e formativa di Patrizio Lila. È arrivato anche Pasquale Pagano, che è stato straordinario. Vi ringrazio con Alessandro. Venite. Ecco, adesso vi potete fare un applauso a tutti e tre. Ovviamente anche a Franco Donati e a Luca Sorti, che da lontano praticamente ci ascoltano, sperando attraverso lo streaming di settembre, diciamo, di formazione, cultura e spettacolo. Grazie a tutti, grazie a Pasquale, ad Ada e ad Alessandro. Straordinario. Adesso facciamo il centro. Vi ringrazio, Angelo Musone, Patrizio Lila, Alessandro Tartaglione e Gianmarco Carozza.